Bentornati su Radio Design, sono sempre io Nicola, docente dell'Istituto Italiano Design. Oggi siamo sempre qui da Dea Illuminazione, un bell'incontro che riguardava l'hospitality e luxury in particolare. Siamo in compagnia in questo momento di Michela Caporali dell'azienda Caporali. Caporali contract, Caporali sì. Contract. Allora, intanto mi raccontavi il vostro core business, avete più core business nella vostra azienda, principalmente. Vi adeguate, diciamo, alle esigenze dei clienti, quindi realizzate Noi arredo per i realizziamo clienti. arredo che è in qualche modo ogni volta un prototipo. Noi realizziamo progetti di progettisti, di designer o richiesti dai nostri clienti, ma sono ogni volta progetti unici. Cioè, realizziamo dal punto di vista proprio dell'esecuzione, della produzione, dell'installazione finale, progetti che sono ogni volta diversi. Quindi non abbiamo una produzione a catalogo, lavoriamo proprio come general contractor. Ok, mi raccontavi che ci sono varie aree su cui lavorate e mi parlavi di una recente acquisizione di un brand, ce ne puoi Sì, noi parlare? abbiamo acquisito il marchio Domus Market. E quindi abbiamo acquisito anche la loro sede, quindi ora abbiamo una sede distaccata a Vedano all'Ambro e Monza Brianza. Domus Market si occupa ancora con noi storicamente di arredo contract nel settore dell'hotellerie. Contract prevalentemente arredo dal punto di vista, diciamo, tutto quello che è tessile e non mobile. Dell'albergo, Ok. quindi tendaggi, tessuti, imbottiti, tutto ciò che non è il mobile, ma tutto ciò che è appunto arredo dell'hotel dal punto di vista tessile. Quanto è importante, diciamo, diciamo, il tessile appunto nell'arredo poi di un hotel, ad esempio? Moltissimo perché dipendono nel settore medio-alto, altissimo, il settore è importante perché si fanno dei progetti molto belli con dei tessuti molto ricchi, preziosi, oppure anche progetti di design minimali, però insomma con una qualità di tessuto importante. Nel settore, cioè nel mondo degli hotel, magari dove i budget sono più ridotti, anche lì è molto importante perché con poco si riesce magari sì, Caratterizzare. caratterizzare un ambiente o cambiare, no? Spesso ci chiedono di rifare magari un piano o solo qualche camera e con il tessile si può fare veramente molto, no? Sì, Ah, si può interessante. facilmente cambiare, insomma, anche senza essere invasivi sulla struttura, sull'arredo, insomma. Questo fenomeno è stato sempre presente o è cresciuto col tempo l'uso dei tessuti? È cambiato nel tempo. Una volta si utilizzavano le camere d'albergo, magari anche degli alberghi molto dei 5 stelle, molto belli, erano camere molto ricche, no? Con tanto tessuto, copriletti importanti. Oggi si tende ad essere forse più minimalisti, più il design segue altre strade, però comunque il tessile c'è sempre, è fondamentale nell'arredo dell'albergo, insomma, è Sì. qualcosa di Da imprescindibile. un punto di vista proprio del materiale, del tessuto, quali sono i tessuti che adesso sono, diciamo, tirano di più nel mercato? Ma si parla più che altro allora, il tessuto dell'albergo è sempre qualcosa, utilizzando negli alberghi è sempre qualcosa di molto tecnico perché segue dei requisiti specifici, no? Magnifico, Chiaramente, certo. certo, quindi, però sicuramente si è andati in questi anni verso una semplificazione, no? Forse il tessuto è meno ricco, meno lavorato anche dal punto di vista estetico, insomma, si tende a utilizzare forse di più gli uniti, i tessuti più semplici, ma poi in realtà in fondo è una scelta molto legata al progettista questa, quindi non credo che si possa parlare di una tendenza vera e propria, insomma, dipende molto dal contesto, dall'albergo, dal progettista. Da un punto di vista del colore, invece. Ma anche lì sì, si va fuori. Sicuramente una macro tendenza in questi anni è quella di utilizzare il colore più neutro, il colore neutro, il colore, ma anche qui secondo Non me c'è una siamo regola. molto legati ai progettisti, sì. Invece per tutto il resto, quindi dell'arredamento, quali sono invece le tendenze, quali sono le richieste che più spesso emergono da parte dei clienti?
Richieste di sicuramente allora una funzionalità. Spesso l'albergo ha delle esigenze specifiche legate all'ambiente, a quanto è grande la stanza, a come utilizzare lo spazio nel miglior modo Certo. possibile, oppure a lavorare su, si è parlato anche qui, no, delle colazioni, magari sulla sala colazione, no, renderla più accogliente, fare degli ambienti più piacevoli. Dipende sempre un po' appunto dal tipo di albergo, dal contesto. Molto chiaramente in montagna si lavora in un modo, al mare in un altro, e in città un altro ancora. Insomma, dipende un po' appunto dall'utenza, anche dai motivi per cui i clienti frequentano l'albergo, insomma. Oh, per chiudere questa bella intervista, ti volevo chiedere, quali sono invece gli oggetti d'arredo che sono spariti negli ultimi 10 anni, che nessuno chiede più? Non Cose che so. magari andavano tantissime, poi all'improvviso il mercato ha virato Ma e. spariti, forse il tessuto molto pesante nella tenda, no? Il tendaggio molto pesante. Quello più corposo. Oppure sì, una volta anche di lusso si facevano con queste tende, importanti, no? Insomma, Portò anni forse 90. molto anni, sì, anche prima, insomma, adesso forse il tendaggio così pesante non Quello era un è, materiale più no, leggero. sì. Oggetto, adesso così non saprei, però oggetto, alla fine la stanza d'albergo, insomma, Sempre quegli elementi. ci sono degli elementi che sono imprescindibili, ovviamente, insomma, Certo. certo. Va bene, allora grazie mille. Grazie Andate a vedere un pochino tutti i servizi che a te. Sì, la offre l'azienda. nostra azienda Caporali Contract e Domus Market.